Ben ritrovati, anzi, a Sviluppo e Territorio in questa prima puntata della seconda stagione di questa trasmissione che Cremona 1 dedica all'economia del territorio cremonese. Affronteremo i temi relativi all'industria, all'artigianato, al commercio, all'agricoltura, al settore produttivo e non solo, le infrastrutture, i trasporti, tutto ciò che riguarda l'economia, il territorio in una logica appunto di sviluppo. Con alcune novità rispetto alla scorsa stagione ci saranno nuovamente i dibattiti, i confronti, i talk, le interviste, ci saranno i reportage in esterna realizzati principalmente nelle aziende del nostro territorio per conoscere più da vicino anche le eccellenze che sono presenti a livello economico e ci sarà una nuova parte informativa, una TG Economia, un telegiornale Economia per approfondire tutti i temi legati all'economia del territorio cremonese. E inoltre un'altra novità di cui parleremo in questa prima parte della puntata di Sviluppo e Territorio, ovvero pillole di educazione finanziaria. Riteniamo infatti importante, lo scopriremo tra poco con i nostri ospiti, approfondire anche i temi legati all'educazione finanziaria per fornire in questa puntata, ma non solo, anche nelle prossime puntate di Sviluppo e Territorio, una serie di consigli che possano davvero essere utili alle famiglie e alle imprese in una logica proprio di educazione finanziaria. Ne parleremo oggi in questa prima parte con Alessandro Rossi, direttore di Mondo Padano. Grazie Alessandro per essere qui con noi e ben ritrovato a Sviluppo e Territorio. Grazie. E poi ne parleremo con altri due ospiti in questa prima parte della nostra trasmissione, con Giuseppina Biondelli e con Maurizio Poli, educatori finanziari e consulenti finanziari. Buonasera e ben trovati. Buonasera direttore. Perché abbiamo deciso di iniziare questa stagione di Sviluppo e Territorio parlando di educazione finanziaria? Perché ottobre è proprio il mese dell'educazione finanziaria, nato nel 2018, promosso nel 2018 con l'obiettivo di accrescere le conoscenze di base sui temi assicurativi, sui temi previdenziali, di gestione, di programmazione delle risorse economiche, familiari e delle imprese. E quindi in questo mese ci sembrava opportuno approfondire questo tema e avviare una collaborazione con la dottoressa Biondelli e con il dottor Poli proprio per fornire queste pillole di educazione finanziaria. Ma vorrei partire proprio dal direttore Alessandro Rossi per con lui diciamo approfondire per quale motivo, Alessandro, a tuo parere è importante affrontare questi temi, parlare di educazione finanziaria. Qual è il senso, qual è il significato? Il senso è che nel nostro paese purtroppo la cultura finanziaria non è molto sviluppata rispetto ad altre realtà avanzate, non solo in Europa, ed è questa la ragione per la quale è importante diffondere dei messaggi positivi rispetto all'importanza di acquisire una maggiore consapevolezza degli strumenti che sono necessari non solo per gestire i propri risparmi, ma anche per gestire nel modo migliore i propri investimenti. Ci ricordiamo tutti, anche se sembra trascorso ormai molto tempo, gli scandali finanziari che hanno anche investito in maniera drammatica migliaia e migliaia di risparmiatori nel nostro paese, non solo, con i tango bond, i bond argentina, i bond Ciri, i bond Parmalat. Quei fatti drammatici ci hanno mostrato le conseguenze altrettanto drammatiche sul risparmio di una scarsa consapevolezza, di una scarsa conoscenza appunto degli strumenti finanziari e dei rischi che sono strettamente legati naturalmente all'utilizzo degli strumenti finanziari per la gestione del risparmio o degli investimenti. Ed è proprio per questo che proprio in questo periodo, cinque anni fa, era l'ottobre del 2016, all'interno del nostro settimanale, del Dorso di Economia, insieme a Giuseppina Biondelli e a Maurizio Poli e insieme all'Università Popolare, decidemmo appunto di iniziare questa rubrica di educazione finanziaria, che ha una cadenza quindicinale ogni 15 giorni e che ci ha permesso proprio in questo lustro, in questo quinquennio, di affrontare tutta una serie di tematiche importanti relative proprio al risparmio. Da questa rubrica poi sono scaturiti anche degli eventi, scaturito un corso all'interno del piano di studi dell'Università Popolare
E attraverso appunto questa rubrica abbiamo cercato proprio di trasmettere alla comunità dei lettori una maggiore consapevolezza rispetto all'importanza di padroneggiare e di valutare, soppesare i rischi di un fai da te che, come abbiamo avuto modo di vedere, lo citavo poc'anzi, può avere conseguenze molto molto drammatiche, gravi. E noi vogliamo proprio raccogliere il testimone di questa collaborazione avviata da Mondo Padano 5 anni fa per integrare anche con gli strumenti che può mettere a disposizione Cremona 1, proprio dare la possibilità di approfondire questi temi di educazione finanziaria. Allora, dottor Poli, il tema di questo mese di ottobre 2021 è prenditi cura del tuo futuro, e quindi c'è proprio questa attenzione particolare, è quasi un messaggio personale che si vuole dare a chi ci ascolta. E allora, in che senso prendersi cura del proprio futuro? Prendersi cura del proprio futuro per seminare oggi e raccogliere domani. Il nostro slogan è: il risparmio di oggi è il pane di domani. Se mi prendo cura del mio interesse, dei miei denari, che non... Vede, direttore, ci prestiamo cura molto quando compriamo un telefonino, giriamo tanti negozi, questo modello, cosa fa, cosa non fa, perché, e lì ci concentriamo molto. Invece sul mio denaro posso anche affidarlo, come diceva giustamente il dottor Alessandro Rossi, il discorso del gatto e la volpe, che è sempre presente nei meandri dell'internet, di una telefonata. Ci aggiorniamo con una telefonata sul Forex, non è questa la sede per parlarne, ma perché non investi in criptovalute? Quindi il gatto e la volpe dice sempre a Pinocchio: metti qua i tuoi denari, certo, e nascerà il denaro. Noi diciamo invece: prenditi cura del tuo futuro, l'ABC della finanza, proprio l'ABC. E con questi, ringraziandovi anche di questa opportunità di comunicare in video, dando la possibilità alle persone di comunicare in maniera semplice concetti anche complessi, il nostro intento come educatori finanziari è di rivolgersi alle persone, agli imprenditori, agli artigiani, ai contadini, dargli un segnale semplice, parole semplici. Il nostro messaggio non è rivolto a professori universitari o ai miei consimili che fanno il mio stesso lavoro, ma parlare in maniera semplice alle persone, dando queste, come diceva giustamente lei, delle pillole. Certo, questo è infatti il nostro obiettivo, e l'obiettivo anche della televisione di Cremona 1. Il nostro slogan è la TV di casa tua. Il nostro obiettivo è proprio quello di entrare in casa di coloro che ci seguono e di portare un'informazione che possa essere utile per le scelte private o per le scelte anche delle aziende, degli imprenditori che ci seguono. E lo faremo proprio attraverso queste pillole che si ripeteranno in ogni puntata di Sviluppo e Territorio. Saranno brevi, però in queste prime due puntate, proprio per introdurre l'argomento, vogliamo invece allargarci, approfondire alcune tematiche in modo più significativo. E allora, dottoressa Biondelli, partiamo questa sera parlando di società benefit. Vogliamo prima introdurre l'argomento, di cosa parliamo? Beh, società benefit naturalmente identifica già una realtà, quindi di una forma giuridica che ha un impatto economico, quindi che ha un ruolo economico all'interno della nostra economia, all'interno del nostro territorio. Chiaramente essere una società benefit, le parole sono importanti, sottolineo sempre, di non farsi trarre in inganno da un significato che potrebbe deviare, ma essere società benefit significa l'evoluzione, identifica l'evoluzione del fare imprenditoria, perché significa non avere solo l'attenzione per il conto economico. È chiaro che un imprenditore, più imprenditori si mettono in una società, comunque fanno impresa per guadagnare, quello rimane l'obiettivo principale all'interno di una società benefit. Ma qual è l'integrazione, l'evoluzione, lo step 2, se vogliamo essere attuali, lo step dell'impresa 4.0, visto che è attuale questo slogan? Quello di integrare anche altri obiettivi, quindi fare impresa con un occhio anche ad altre tematiche, che sono tematiche sociali e tematiche che riguardano il nostro ambiente, il nostro pianeta. Le identifico come le 4 P: la primissima P è profit, naturalmente, la seconda people e la terza planet. Rimane quindi l'obiettivo di un imprenditore quello di fare, di guadagnare, di creare valore. Certo, ma integrando, se no non sarebbe un imprenditore. Integrando altri valori.
Vero è che al contrario le società no profit non possono essere benefit, proprio per questo principio fondante che deve esserci un utile. Ecco, ma proprio per chi ci ascolta, facciamo un esempio concreto, cosa si intende, proviamo a ipotizzare. Allora, è un esempio concreto di società benefit, è una società che oltre ad avere l'obiettivo principale ha anche l'attenzione per il territorio, quindi prendiamo il tema del sociale. Potrebbe essere un'impresa che ad esempio è attenta alle esigenze del territorio, che destina una parte di risorse dell'impresa per far sì che tutta la comunità, tutto il territorio in cui è inserita questa impresa, ad esempio, mi viene proprio l'esempio classico che è molto anche, era molto presente anche nel nostro passato, le aziende che istituiscono delle borse di studio per, certo, i figli dei propri dipendenti e quindi vanno a incoraggiare e a premiare le virtuosità dei ragazzi che studiano e quindi vanno a creare un legame anche con la famiglia dei propri collaboratori. E questo è molto importante. Oppure l'attenzione, non so, è aprire un servizio dell'azienda, aprirlo non solo ai propri collaboratori, ma anche alla comunità del territorio in cui l'azienda è inserita. Questo è un esempio di iniziative che le imprese possono fare. E molte lo fanno. Certo. Non lo comunicano. C'è poca comunicazione, okay, su questo tema. Alessandro, effettivamente ci sono tante imprese del nostro territorio che operano anche in questo modo, però a volte è vero, difetta un po' la comunicazione, magari ci sono esempi virtuosi che non sono resi noti. È così sul nostro territorio, come giustamente ricordavi, ci sono moltissime aziende che mostrano una spiccata sensibilità nei confronti appunto delle tematiche di cui parlava la dottoressa Biondelli, che possono essere appunto il sociale, il territorio, l'aspetto ambientale, peraltro lo sviluppo sostenibile, no? Che è una parola che sempre più di frequente ricorre sulla bocca di tutti noi e naturalmente anche che è oggetto di attenzione da parte dei media e di chi fa impresa, ma anche della comunità in senso lato. Il bilancio sociale è un altro, no, strumento che le imprese sempre più di frequente appunto abbracciano proprio per trasmettere non solo a coloro che sono direttamente coinvolti dall'attività di impresa, ma all'intera comunità nella quale l'impresa opera, questo tipo di messaggio positivo, che fare impresa significa anche avere cura, a proposito del titolo di cui parlava appunto il dottor Poli poco fa, avere cura dell'ambiente in senso lato, no, che ci sta attorno. Però è vero, sul fronte della comunicazione probabilmente c'è ancora molto da fare. Certo. E quindi, dottor Poli, per quale motivo un'educazione finanziaria dedicata a questo tema? Le imprese devono ancora crescere, conoscere queste possibilità? Perché rivolgersi a un consulente finanziario proprio su questa specifica tematica? Allora, l'educatore finanziario accompagna l'imprenditore, accompagna la famiglia in questo percorso di conoscenza. Facendo riferimento a quello che diceva Alessandro Rossi di Mondopadano o la collega Giusy Biondelli, il mecenatismo di alcune aziende lo fanno già, la pubblicazione di un libro, il restauro della biblioteca, la sponsorizzazione fatta per una squadra di calcio, cioè la comunicazione, già questo fatto di essere già presenti e vivi sul territorio, già questa è educazione finanziaria, già questo è un segnale positivo. Dobbiamo fare un piccolo step di comunicazione positiva, l'educazione finanziaria fatta per l'imprenditore, per i suoi collaboratori e a cascata nelle scuole e nelle famiglie. Quindi con piccoli step, il concetto dell'agricoltore che semina, ara, toglie i sassi, toglie i rovi e poi semina sperando in una buona stagione, però intanto ha seminato e ha fatto quello che doveva fare. Lo stesso concetto riportato fa un po' sorridere? No, non fa un po' sorridere, perché è questo che porta i frutti per il futuro, sia per l'impresa, sia per la famiglia, sia per quanto riguarda i giovani, per pensare e prendersi cura, perché il contadino si prende cura delle sue piante. La stessa cosa dobbiamo fare noi con i nostri risparmi, perché mi prenderanno cura di me.
e sarò un bravo artigiano, sarò un bravo imprenditore, sarà una brava startup, perché posso fare tutte le startup di questo mondo, ma se non c'è la cultura di base economica, certo, possono fallire. Quindi, dottoressa, è un problema culturale, e quindi noi siamo qui anche proprio per questo, per cercare di far passare alcuni messaggi. E anche per proprio nel mese dell'educazione finanziaria, dove si dice prenditi cura del tuo futuro. Noi molto spesso parliamo come consulenti, parliamo con imprenditori che devono pensare anche al passaggio generazionale. Ecco, il tema della società benefit è anche un tema che proietta il progetto di impresa nel futuro. Certo. E questo è importantissimo, perché oggi siamo in una realtà economica dove la sostenibilità sarà anche pure una parola inflazionata, ma è un passaggio obbligato per chi fa in business, per chi fa l'imprenditore. Si tratta di stabilire come attivamente partecipare a questo tipo di processo per andare nel futuro, per proiettare le proprie aziende nel futuro. E sicuramente il ruolo di un consulente che assiste, il ruolo di un educatore finanziario che assiste l'imprenditore è innanzitutto di capire bene qual è la fase, in che modo si può fare società benefit. E poi comunque la società benefit non è così in maniera volontaria, ci sono dei passaggi da fare come la modifica dello statuto. Ecco, magari schematizziamo brevemente proprio quali sono questi passaggi. Una volta che l'imprenditore ha stabilito il tema o le iniziative da intraprendere per la propria azienda per diventare società benefit, chiaramente deve formalizzarlo attraverso la prima cosa in assoluto, che è la modifica dello statuto, in cui dichiara come azienda gli obiettivi benefit che vuole raggiungere per appunto a beneficio di quella che è la comunità. Il secondo aspetto è nominare un responsabile dell'impatto, che può essere anche interno o esterno, ma è un responsabile dell'impatto che tiene monitorato quello che è la realizzazione di questi obiettivi attraverso naturalmente l'adozione di un protocollo, che è un terzo passaggio. Il quarto passaggio è quello che una volta l'anno l'azienda in sede di bilancio, proprio per comunicare, per dare rilevanza e valore a quello che è stato fatto, redigerà una relazione annuale che viene presentata in sede di bilancio e che rappresenta lo strumento attraverso il quale l'imprenditore o l'azienda o gli imprenditori comunicano in che modo hanno realizzato gli obiettivi, se non li hanno realizzati qual è stata la problematica che hanno vissuto e come intenderanno in futuro risolverla, in maniera tale da dare proprio, da condividere quello che è il lavoro che è stato fatto. Quindi è un'organizzazione di cui si deve dotare l'imprenditore, certo, oltre l'obiettivo. E su queste tematiche, dottor Poli, a suo parere c'è una maggiore sensibilità in questo periodo, una maggiore apertura da parte degli imprenditori, sì, del nostro, sì, territorio? Sta cominciando a entrare nelle aziende anche la tematica ESG, come viene detta, environment, giusi? Governance e social. E social. Sono tematiche, come diceva prima il direttore Alessandro Rossi, proprie, ma la società benefit, per tornare, sì, a bomba, è che porta valore anche al bilancio dell'azienda, cioè questo mio dare al territorio mi riporta valore economico, anche perché fondi etici che vogliono investire magari in aziende scelgono queste aziende qui per mettere i propri denari, per dare sviluppo. La comunità europea con il PNRR arriveranno dei fondi, ma questi fondi saranno destinati a questo particolare tipo di aziende, a questo tipo particolare di iniziative. Quindi anche un aspetto molto importante per lo sviluppo stesso dell'azienda. Certo. Quindi capitali per... Quindi sviluppo dell'azienda e sviluppo del territorio, concludendo... anche per stare nel titolo della trasmissione. Per stare nel titolo della trasmissione, concludendo con quello che avete detto voi due, molto importante, che ci date un sostegno importantissimo, sia dal punto di vista cartaceo e digitale, Mondo Padano, e la TV, sia in streaming e poi sui social. Prenditi cura del futuro... Ricordo un'iniziativa che mi ha fatto con Mondo Padano per quanto riguarda la legge del dopo di noi, per riguardo a chi nelle famiglie ha un disabile. Quindi, certo, prendersi cura del futuro, l'abbiamo già iniziato, prendersi cura del futuro anche per queste famiglie, per pensare al dopo di me. Il dopo di me è per una famiglia, è per un'azienda, per il territorio. Alessandro, avevi, approfittando della presenza dei nostri esperti, un'ultima curiosità su questo tema
Sì, volevo agganciarmi a quello che avevano detto, che aveva detto anche la dottoressa Biondelli, perché ricordava il fatto che la sostenibilità, lo sviluppo sostenibile è oggi più che mai un obbligo normativo, nel senso che la normativa ce lo impone, ma come hanno giustamente detto è anche una straordinaria opportunità di sviluppo economico e di crescita per l'azienda. Ricordo un'espressione che mi è rimasta in mente durante un'intervista a Ermete Realacci, presidente certo. della Fondazione Simbola, ha riassunto un po' questo concetto dicendo: essere buoni conviene. È un modo, diciamo così, anche un po' brutale per dire però, che la sostenibilità è uno, conviene, nel senso è fonte di benessere, di crescita, di sviluppo per l'impresa e per il territorio nel quale l'impresa opera. Certo, infatti sono sempre più numerose le imprese che presentano anche un bilancio di sostenibilità accanto a quello ordinario esatto. e civilistico. Bene, io allora innanzitutto vi ringrazio per la vostra partecipazione, grazie, a voi. Grazie, grazie alla direttora Alessandro Rossi, al dottor Poli e alla dottoressa Biondelli. Continueremo a parlare di educazione finanziaria, come detto, già nella prossima puntata di Sviluppo e Territorio. Parleremo in modo particolare di previdenza e welfare aziendale e poi continueremo anche nelle puntate successive con delle pillole di educazione finanziaria. Intanto, dopo la pubblicità, io vi do appuntamento con la seconda parte della nostra trasmissione, con il TG Economia, e poi nella terza parte avremo invece l'intervista a Stefano Allegri, presidente dell'Associazione Industriali di Cremona. A tra poco.